Oggi è arrivato il nostro pacco con le sospensioni Easy Top e adesso ci seguirete nell'unboxing. Nella scatola ci sono due soffietti, il destro e il sinistro, con i tubi per l'aria già premontati, le fascette per fissare i tubi, due staffe che dovremo capire se serviranno sulla nostra macchina, perché i soffietti sono per diversi tipi di Ford Ranger. Infatti ci sono i due manometri che servono per gonfiare i soffietti, portarli alla pressione che servono, la pressione giusta. Abbiamo ordinato questi soffietti da ITA, che è un'azienda di Bari. I soffietti si chiamano Easy Top e costano 399 euro. Più spese di spedizione abbiamo pagato complessivamente 418 euro. Nel pacco abbiamo solo notato che non ci sono le istruzioni per il montaggio. Adesso ci scaricheremo le istruzioni dal sito e vi faremo vedere come le installeremo sulla nostra macchina. Togliere via il tampone, poi c'è una staffa, se ci sta la staffa togliamo questa, mettiamo quella là, se no lasciamo questa. Togliendo i cavallotti della staffa vuol dire svincolare la balestra dall'assale. Se c'è il peso suo, cioè se tu non lo alzi lui non togli la ruota. No, perché se togli la ruota la balestra si sfoglia. Si sfoglia, esce fuori . E tu poi non la metti più. No. Tutt'al più la ruota la togliamo dopo, se dobbiamo poi fare il foro. Che ciocco, ragazzi. Questo è uno. Quindi dovremmo poi fare un foro per mettere questo, perché questo poi solo una sicurezza. Quindi questo prende sul longherone, insomma. E questo sotto. Ma qua ci arrivano i bulloni della balestra. Vedete dove faccio il bullone della balestra? Togliendo quelle. Se ci arriva col perno, si mettono quelle, se no si lasciano quelle là. Questi poi lo fai correre. Questi poi le fai correre, sotto fai uscire qua e i manometri li metterei qua. Rimane tutto il paracadute della maglietta. Quindi no. Iniziamo a sollevare la macchina. Primo problema è che il ponte non alza la macchina perché è troppo pesante, quindi adesso cercheranno di lavorare solo con questo rialzo di circa 30 cm e di montarli ugualmente se si riesce. Maggior sicurezza hanno messo questa asta che blocca il pedale del freno, così la macchina rimane frenata anche davanti. Qua, un pilastro di qua, un pilastro di là. Qua è sceso. Un bel trigo, Allora vediamo se questo è, lui è messo così, no, in teoria. Se io lo schiaccio,
Secondo me io vado ancora un pelino giù, forse qualcosina recuperiamo. Sì, sì, andato. Io direi basta adesso. Buono. Sì. Ok. Magari poi ce l'ho. Giù. Occhio che andasse su. No, è scaricato. Buon. Perfetto. E adesso bisognerà poi tirarlo però. Lo tiriamo. Bello, tiri, eh. No, se, ma lui, se, lui se riescono da. Sì. Sì, lui è solo sceso, vedi. E questo? Se l'ha evitato. Ah, tutto qua? In teoria bisognerebbe pulirlo, mettergli un po' di grasso. Questo è un attimo che... No, voglio solo vedere se si prende. No, perché c'hai questo che è piccolo. Bisogna allargare sto foro. Questo cosa serve? Solo da centraggio? Sì. Ah, ok. Quindi non ha nessuna funzione di tenuta. No. È solo un centraggio... Se non ci sta, ma non ci può stare con questo. Questo no, perché guarda. Devo mettere quella per forza. Non ho capito. No, che lungo è il nero, è molto più lungo. Quindi il nero va dall'altra parte sicuro. Il nero è il sinistro. Ci sono le dita, eh? Perché avete dovuto modificarla? Perché c'è una staffa qui che di là non c'è. Fatta. Già che abbiamo smontato tutto, Matteo sta anche dando del grasso alle balestre perché cigolavano leggermente e quindi ci hanno consigliato di spruzzare questo grasso. Prossima operazione sarà forare qui in modo da mettere la staffa di sicurezza. Bisogna togliere la rotta di scorta perché sennò non riesco a passare tra la ruota di scorta e il ponte posteriore. Bisogna stare lì dentro per riuscire a fare il buco dalla parte opposta per mettere il bullo alle passanti che viene la parte superiore del soffietto. Mentre stanno continuando a forare dall'altra parte, Matteo si è messo a smontare la ruota di scorta e sta scendendo. Ruota di scorta tolta. Fermiamo lei. Ecco, adesso eccola qua. Ah, beh, dai. Noi? Duri, eh. Adesso stanno chiudendo il fermo di sicurezza. Servizio completo, anche caffè. Grazie. Gonfiati, normalmente sono gonfiati a due atmosfere. E poi di volta in volta, a seconda dell'utilizzo, li sgonfio. Quindi finita la sistemazione dei soffietti, adesso c'è il passaggio dei tubi.
di Ok, ce l'ho. Dai. Vai. Ne hai davanti, puoi portarlo davanti il manometro. Da 16? No, forse più piccoli. No, facciamole una per parte. O una sopra e una sotto. Ah, se no fai così, sì. Anche una sopra e una sotto, vero, hai ragione. Dai, una sopra e una sotto sulla stessa riga. Rimontaggio delle ruote. Come fai in America? Io alzava col ponte. Ma difatti no, così no, anche perché col ponte non avremmo fatto niente, c'era comunque da staccare le ruote, lavori da per terra, cantino. Quindi la macchina adesso scende sulle sue ruote. Vai giù. Vai giù. Boh, si può togliere il freno. Siamo quasi alla fine del lavoro, adesso che si fa? Adesso mettiamo il passacavo, il pressacavo, dove passerà il tubo. Mettiamo un po' di pasta nera così evitiamo le infiltrazioni d'acqua. Col silicone sta sigillando l'ingresso dei tubi. L'ultimo step è l'installazione dei manometri. Adesso stanno studiando dove metterli. Sì. Dobbiamo fare in modo che invece di uscire dritto esca a 90 gradi. Continua lo studio tecnico per fissare i manometri. Ecco il risultato quasi finito. Adesso arriva il quella momento prova del cruciale. 9. Non solo lì. Vai. Si è alzata. Wow. Il test ha funzionato, l'abbiamo messa a 2 e si è alzata, quindi grande cosa. Questa che vedete qui alle mie spalle è l'insegna dell'officina che ci ha fatto tutti i lavori di montaggio dei soffietti. Quindi se siete in zona Torino e avete bisogno potete fare riferimento a Hector Garage.